Scrittura creativa, episodio 9. Ciao, un benvenuto da Carmen la Terza a questo nuovo episodio di Scrittura Creativa, tecniche, riflessioni e ispirazioni per scrivere meglio. Oggi parliamo di editing. In realtà abbiamo già affrontato questo argomento in un episodio precedente in cui abbiamo spiegato quali tipi di editing esistono e quali sono le proposte che puoi trovare online da parte dei professionisti del settore che ti offrono appunto i loro servizi di editing. Oggi vorrei invece affrontare il discorso da un altro punto di vista, e cioè vorrei cercare di capire con te se è possibile e in che modo per un autore autocorreggere i propri testi, quindi fare self-editing. Partiamo da una bellissima citazione di Ernest Hemingway, il quale diceva: scrivi da ubriaco e correggi da sobrio. Ora, forse lui intendeva di ubriacarsi sul serio perché sappiamo che amava bere, però io penso che sicuramente lui intendesse anche in modo metaforico. Quando si scrive bisogna lasciarsi andare, bisogna dire quello che ci viene in mente, come fanno in fondo gli ubriachi. Quindi non censurare la tua penna prima ancora di scrivere una frase. Quando tu stai per scrivere, sicuramente usi la tastiera, non usi più la penna, però non ti bloccare. Bisogna avere il coraggio di lasciare fluire i pensieri sulla pagina per non spezzarli, per non rallentarli, consapevoli che poi arriverà il tempo della revisione e della correzione. Ed è quello su cui oggi noi ci concentriamo. Parto subito da una verità che è molto importante. Ogni testo ha bisogno di una accurata revisione. Ogni testo. Se tu pensi che la scrittura sia un flusso libero di pensieri sulla pagina, se tu pensi che quello che scrivi vada sempre bene immediatamente nella prima forma in cui l'hai scritto, beh, mi dispiace ma devo deluderti, non è così. Questa è un'idea un po' romantica della scrittura, che però non è un'idea concreta e razionale della scrittura. Se tu pensi anche ai grandi autori che hai studiato anche a scuola, tutti revisionavano con molta cura, con molta attenzione i loro testi. Pensiamo a Manzoni e Promessi Sposi, che tutti comunque, almeno in parte a scuola, abbiamo affrontato. Manzoni ci ha lavorato più di 15 anni al suo libro, dalla prima versione del 27 fino alla versione definitiva del 42, insomma, ne sono cambiate parecchie cose. Quindi pensiamo anche ai poeti. Se tu hai mai visto delle fotografie degli originali di Leopardi, avrei visto quanti tagli e quante correzioni lui stesso faceva per scegliere la parola giusta, per stabilire il ritmo giusto dei versi. Quindi ogni testo ha bisogno di un'accurata revisione. Non esiste, o è rarissimo, il caso di un testo che di getto viene subito proposto nella sua forma migliore. Allora, se tu pensi che la tua scrittura non abbia bisogno di revisione, mi permetto di dirti che sbagli. Devi mettere da parte il tuo orgoglio, devi mettere da parte anche tutte le certezze che puoi avere sul tuo stile, sulla tua capacità di scrittura, e metterti in gioco, perché solo così potrai avere veramente in mano un testo di qualità. Torno al nostro amico Hemingway con un'altra sua citazione, che diceva: first draft of anything is shit. La traduzione è molto semplice: la prima bozza di qualsiasi cosa è una merda. Scusa l'espressione, ma la dice Hemingway stesso. Questo vuol dire che c'è sempre bisogno di rimaneggiare un testo e di lavorarci, che bisogna lasciarsi andare quando si scrive senza preoccupazioni, proprio perché sappiamo che dopo ripasseremo tutto il testo per un'accurata revisione. Nella creazione complessiva di un testo, l'editing è quindi una fase importante
e delicata. È il momento in cui da una bozza grezza possono emergere gli snodi narrativi, nel momento in cui tu puoi andare a definire veramente i dettagli dell'ambientazione, puoi curare le descrizioni, puoi approfondire la caratterizzazione dei personaggi e quindi il tuo testo acquisisce la sua vera identità. Per questo motivo, un serio lavoro di editing consiste in una vera e propria riscrittura del testo per eliminarne gli errori e le incoerenze, per uniformarne lo stile, per garantirne l'armonia e la fluidità. Un testo che non sia stato revisionato e corretto molto probabilmente conterrà errori e ingenuità che potrebbero comprometterne il successo. Ecco quindi che arrivo alla verità numero due che oggi voglio svelarti ed è questa: ogni testo ha bisogno di uno sguardo esterno. Se prima abbiamo detto che ogni testo ha bisogno di un'accurata revisione, qui bisogna aggiungere che questa revisione non la puoi fare solo tu. C'è sempre bisogno che il tuo testo venga letto, corretto, da uno sguardo esterno, meglio se è uno sguardo professionale e allenato, quindi da un professionista che ti aiuti a correggere, i difetti del tuo testo. Anche se tu scrivi bene o pensi di saper scrivere bene, devi metterti in gioco in questo senso, devi capire che il tuo testo ha bisogno di essere visto da un paio di occhi diversi dai tuoi. Quindi se stai pensando di autopubblicare il tuo libro senza prima farlo correggere da qualcun altro, sappi che molto probabilmente rischi di fare una brutta figura e quindi poi di ricevere pessime recensioni. Pensa che io faccio editing da 22 anni ormai e ho corretto in questi anni veramente testi di tutti i tipi, dalle relazioni aziendali, dalle tesi, manuali, testi tecnici, lettere d'amore, autobiografie e tanti tanti romanzi. Eppure, nonostante tutto questo bagaglio di esperienze, eppure quando è stato il momento per me di pubblicare il mio primo romanzo, non mi sono fidata della mia capacità, della mia competenza, di scrittura, che pure ritengo siano molto alte. Ho comunque cercato un collega di cui mi fidavo, al quale ho affidato il mio testo per un editing. E ho fatto bene perché ci sono stati dei punti in cui lui mi ha dato dei consigli, poi ne abbiamo discusso insieme. Comunque lui ha trovato dei refusi che a me erano sfuggiti, anche perché i refusi, lo capirai da solo, anche tu lavorando sul tuo testo, sono come dei folletti isbetici e dispettosi che compaiono quando meno te lo aspetti e quindi ce ne sono sempre in agguato. Ci vuole sempre un occhio esterno. Allora, se vuoi davvero il meglio per il tuo testo, affidalo a un editor serio che lo leggerà e ti dirà con onestà quali interventi sono necessari. Allora, l'editing rappresenta sicuramente un costo, è il costo principale in un processo di self-publishing. Ora, quanto ammonterà dipende chiaramente dalla qualità del tuo testo e anche dalla sua lunghezza, ma devi sapere che ci sarà un costo e sicuramente l'editing è la voce di spesa più alta che un self-publisher si trova a sostenere. Molti mi chiedono allora come posso ridurre il costo dell'editing, dato per scontato che mi devo rivolgere a qualcuno, che io voglio il mio testo corretto, revisionato, però c'è un modo per risparmiare? Sì, ovviamente c'è. È quello di fare prima un self-editing, che significa autocorreggere il tuo testo. Cercando quindi poi di presentare all'editor che ti farà un preventivo un testo migliore. Allora, piuttosto che dare all'editor la tua prima bozza, provi a fare da solo alcuni passaggi per poi presentarti all'editor con un testo migliore, sapendo che quindi se il suo lavoro sarà un lavoro minore a livelli più superficiali, ovviamente anche il suo prezzo sarà più basso. Vediamo quindi come puoi fare self-editing? Quali sono i passaggi che puoi seguire per autocorreggere almeno in una prima fase il tuo testo? Il primo consiglio che ti do è quello di fare una pausa e lasciare riposare il testo. Dopo aver completato la prima stesura, metti da parte il testo e lascialo riposare. E riposa tu.
almeno una settimana, c'è qualcuno che dice 2 settimane, ma io vorrei anche consigliarti almeno un mese o più. Ovviamente tutto dipende dalla lunghezza del testo. Il punto però è che hai bisogno di distaccarti dal tuo testo, dalle tue frasi, dai tuoi personaggi. In genere, dopo aver scritto un testo, tu hai sempre in testa che girano le frasi, le battute, le scelte che hai fatto, hai messo quella frase proprio lì perché la volevi proprio lì, hai detto, hai fatto dire al tuo personaggio quella battuta perché ci tenevi. Tutto questo è molto fresco nel momento in cui tu metti il punto finale alla stesura. Hai bisogno però di mettere una distanza tra te e il testo e di riuscire a rileggerlo dopo un po' di tempo, facendo finta, se riesci, di leggere un testo che non sia il tuo. Più distanza metti tra la prima stesura e la revisione, meglio è. La difficoltà, infatti, maggiore nell'autocorreggersi sta proprio in questo, che quando leggiamo un nostro testo, tendiamo a ritrovare dentro di questo ciò che volevamo dire e non ciò che invece abbiamo veramente detto. Questo è un problema che hanno tutti e quindi la soluzione è mettere una distanza tra te e il testo, aspettare tra la prima stesura e la revisione. Del resto le cose migliori hanno bisogno di tempo, no? Pensa al pane che è più buono se ha una lunga lievitazione, pensa al vino che è più buono se è invecchiato. Ecco, anche tu hai bisogno di liberare la mente da tutto ciò che riguardava il tuo testo prima di poterlo affrontare con occhi nuovi. Secondo consiglio, affronta un livello alla volta. Parti dagli elementi strutturali più grandi, per esempio dalla trama, dall'organizzazione dei capitoli e fai una lettura, o a volte anche più di una lettura, per ciascun livello. Quindi decidi di affrontare il livello della trama, fai una lettura solo concentrandoti sulla trama. Decidi di affrontare invece i personaggi o un personaggio alla volta, fai una lettura concentrandoti solo su un personaggio per vedere se il suo sviluppo è logico e coerente. Quindi poniti un obiettivo alla volta e leggi il testo concentrandoti solo su quello, senza lasciarti distrarre da altro. Solo quando sei soddisfatto della revisione a quel livello puoi scendere più in basso al livello successivo e vai sempre più nel dettaglio. Parti dalle cose macroscopiche, quindi dalla trama, dai personaggi, poi scendi alla sintassi, scendi al lessico e infine ai livelli più minuti, più di dettaglio, che sono la punteggiatura e l'ortografia. Il terzo consiglio che voglio darti per fare self-editing è questo. Sii spietato, sposta senza remore, taglia senza pietà. Se qualcosa non funziona, cambialo. Se un personaggio non ti convince ed è poco importante, è una comparsa, toglilo. Pensa che tutto ciò che hai scritto è comunque servito a farti arrivare a questo punto e che quindi era un passaggio necessario per giungere al tuo testo perfetto. Quindi non ti dispiacere se qualcosa va buttato, non avere, come dire, la gelosia di tenere tutto, perché non tutto è funzionale e non tutto serve. Tutto è servito a farti arrivare fino a qui, ma adesso devi avere il coraggio di sfrondare, di snellire. Quarto consiglio per fare self-editing. Questo è molto importante e purtroppo pochi lo fanno. Leggi ad alta voce e con espressività. Immagina di essere davanti a un pubblico come se tu stessi facendo una lettura di fronte a un pubblico. Perché questo è importante? Perché sentire il ritmo delle frasi ti aiuterà a correggere la punteggiatura e a migliorare la fluidità del testo. Nella nostra testa, quando noi leggiamo con la mente, tutto sembra molto più fluido. Se invece tu ti costringi a leggere ad alta voce con espressione, come se stessi recitando per un pubblico, ti accorgerai se per esempio certe frasi non scorrono, se la punteggiatura non ti sta aiutando, allora vuol dire che è sbagliata. Perché quando leggiamo ad alta voce coinvolgiamo nel lavoro di editing che stiamo facendo anche le orecchie, quindi anche l'udito, e quindi l'editing non è più solo un lavoro visuale, non sono coinvolti soltanto gli occhi, ma anche le orecchie. E allora scopriamo errori che altrimenti non vediamo. Sembra paradossale, ma ci sono degli errori come le ripetizioni, parole ripetute
a poca distanza, o rime interne, quindi parole che fanno, per esempio, rima una con l'altra, messe vicine, che in poesia possono avere un senso, ma in prosa no, sono errori tipici che con gli occhi non si notano, ma se tu leggi ad alta voce le senti con le orecchie. Quindi, siccome abbiamo questo altro strumento per autocorreggerci, perché non usarlo? Quinto consiglio, leggi il testo a ritroso o a salti. Io dico sempre mescola le carte. Noi leggiamo sempre un testo in ordine, dall'inizio alla fine, più e più volte. Questo però ci porta alla assuefazione. La nostra mente sa già cosa aspettarsi e non è più quindi pronta e vigile alla ricerca dell'errore. Allora, per risolvere questo problema, basta mescolare le carte. Prova, per esempio, a leggere il testo a ritroso, dall'ultimo capitolo al primo e non sempre dal primo all'ultimo. Oppure, perfino, saltando a caso da un capitolo all'altro. Oggi fai il capitolo 2, domani fai il capitolo 23 e così via. O addirittura da una pagina all'altra. Quando ti dedichi alla revisione della trama o ai livelli strutturali, è chiaro che questo sistema non può essere adottato. È più logico e più comodo seguire l'ordine originale del testo. Però, a mano che scendi di livello, siccome tu lavorerai a livelli, a mano che aumenta il numero di letture che tu hai già effettuato sul testo, aumenta il rischio di assuefazione. Quindi è più importante che tu mescoli le carte e non vada sempre in ordine da pagina 1 in avanti. Questo metodo ti aiuterà. Soprattutto se ti stai dedicando alla ricerca di errori sintattici ed ortografici, quindi quando sei ai livelli più di dettaglio dell'analisi del tuo testo, mescolare le carte e saltare da un punto all'altro del testo può rivelarsi davvero molto utile perché ti leggerai le pagine per come esse sono in realtà e non per come la mente se le aspetta. Un altro consiglio è cambiare l'aspetto e la dimensione del testo. Cambia il font. Se hai un testo tutto scritto in Times, prova per esempio a utilizzare un font diverso, un Arial o addirittura un Comic, cioè un carattere molto diverso. Oppure hai il testo scritto in carattere 12, bene, ingrandiscilo tantissimo, prova a impostarlo a carattere 24. In questo modo il testo ti sembrerà nuovo ai tuoi occhi ed è proprio quello che noi vogliamo. Come ho detto prima, dobbiamo vincere l'assuefazione che i nostri occhi acquisiscono, anche se noi non vorremmo, nel momento in cui leggiamo e rileggiamo più volte sempre lo stesso testo. Dobbiamo fare in modo che il testo ci sembri nuovo e cambiare la grafica, cambiare i font, cambiare la grandezza può essere utile. Rileggendo il testo più e più volte noi ci abituiamo quindi non solo al suo contenuto ma anche alla sua forma. Se invece modifichiamo la grafica, l'impaginazione, ci sembrerà di avere davanti un testo diverso, quindi avremo più attenzione nel rileggerlo e scopriremo errori che magari prima non vedevamo più, perché erano ormai parte della forma stabile, fissa, alla quale ci eravamo assuefatti. In particolare ti consiglio di adottare questo espediente proprio quando scendi agli ultimi livelli del tuo lavoro di editing, quando vai nel dettaglio e vai alla ricerca dei refusi e degli errori di tipografia o di ortografia. Infatti, il consiglio successivo che ti posso dare per fare un self-editing è quello di andare a caccia di refusi ed errori ortografici, è quella che si chiama correzione di bozze. Allora, se la correzione di bozze la fai tu, è chiaro che per l'editor al quale ti rivolgerai per avere un preventivo sarà un lavoro in meno da fare. Forse dopo un lavoro di self-editing il tuo testo non sarà ancora perfetto, ma almeno avrai tolto gli errori più grossolani, più superficiali, e il lavoro di un editor professionista quindi ti costerà meno. Imparare tra l'altro ad autocorreggere i tuoi testi ti renderà più consapevole della tua scrittura e ti assicuro per esperienza che a mano che tu lavorerai sul tuo testo e sui tuoi testi migliorerai anche il tuo stile perché ti renderai conto delle cose che non funzionano. Un consiglio che posso darti è anche questo: quando un editor professionista poi ti consegna il lavoro corretto, e ovviamente tu dovrai rileggerlo, riguardarlo e potrai scegliere quali
modifiche da lui proposte accettare e quali no, però mettiti sempre con uno sguardo aperto a considerare dove lui è intervenuto, che modifiche ha proposto e qual era invece la forma originale del tuo testo. Con questo confronto, che richiederà magari un po' di tempo, però tu crescerai nella tua scrittura. È una lezione personalizzata che in quel momento tu stai apprendendo, perché c'è il tuo testo originale da una parte e c'è il testo migliorato da un professionista dall'altra. Questo confronto continuo ti aiuterà a migliorare e quindi di volta in volta, mano a mano che tu scriverai nuovi libri, il tuo stile migliorerà e i tuoi testi avranno bisogno di minori interventi da parte dei professionisti. Bene, io spero che questi consigli possano esserti utili e ti invito a metterti in contatto con me, a scrivermi per dubbi, domande, richieste. Mi trovi sul blog libroza.com e su tutti i social, sempre con il nome di Libroza. Ti ringrazio per avermi seguito anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!